Un saluto agli amici di Ciao Como Radio, io sono Federico Pennestri, sono dottorando di ricerca presso l'Università Rita Salute Serafele di Milano e presso l'Istituto di Formazione e Ricerca di Regione Lombardia, Eupolis Lombardia. Questo è il primo appuntamento, la prima registrazione di una rubrica intitolata Salute e Riforma, come cambia la sanità lombarda, che con gli amici di Ciao Como Radio abbiamo pensato di presentare perché di recente la sanità lombarda è cambiata. E se l'ascoltatore medio non sa di questo cambiamento, questo è proprio il motivo per cui noi abbiamo pensato a questa rubrica. Perché fondamentalmente vorremmo spiegare in modo chiaro e comprensibile per il cittadino medio cosa cambia e soprattutto cosa cambierà nel breve termine nel suo rapportarsi ai servizi sanitari locali, regionali e nazionali. La legge innanzitutto è stata deliberata nell'agosto del 2015 e è entrata in vigore in gennaio, anche se ad ora, a parte pochi cambiamenti a livello di nomi e istituzioni, di sostanza ancora granché non è cambiato. Lo vedremo nel corso dei prossimi appuntamenti, quando le cose effettivamente saranno cambiate nella sostanza, che cosa accadrà per il cittadino medio. Dicevo, è una riforma di integrazione sociosanitaria. Per capirci, le prestazioni sociali sono ad esempio l'assistenza al domicilio, l'assistenza psicologica, il supporto alla fragilità economica e a livello di autonomia e capacità di muoversi. Le prestazioni sanitarie, come forse più intuitivamente sappiamo, sono i trattamenti medico-chirurgici, l'assistenza infermieristica, la riabilitazione, la fisioterapia, i servizi farmaceutici. Perché bisogna integrare in modo forte il sociale con il sanitario? Perché bisogna rispondere all'evoluzione di una domanda di salute che caratterizza da almeno 30 anni non solo la Regione Lombardia, ma anche l'Italia, l'Europa e in generale i paesi industrializzati. Si tratta dell'aumento della cosiddetta cronicità mono o pluripatologica. Chi è cronico sa di cosa si tratta, chi non è cronico deve sapere che la cronicità, in parole povere, è la presenza di una o più malattie che durano nel tempo, da cui croniche, dalle quali non si può o quantomeno ad ora non si riesce completamente a guarire, che se però sono trattate opportunamente non portano necessariamente a morte. Alcuni esempi sono il diabete, piuttosto che l'insufficienza renale, piuttosto che alcune broncopneumopatie, alcune malattie infettive come l'HIV e l'epatite, ma anche la cecità e la sordità. Perché le malattie croniche richiedono l'integrazione sociosanitaria? Chi è cronico lo saprà, chi non è cronico magari meno. Capita per il cronico che ha bisogno di essere seguito nel tempo, in base ai suoi bisogni, che sono sempre diversi di cronico in cronico, dicevo, saprà che deve interfacciarsi con servizi diversi, con persone diverse, con punti di erogazione dei servizi diversi, e tutto questo è molto complicato, perché se la persona non è nel pieno della capacità, da tutti i punti di vista, di seguire il suo percorso nel tempo, spesso arriva a compromettere il proprio stato di salute o addirittura a rinunciare alle cure perché non è in grado di portarle avanti. Quindi, per concludere, l'idea, per concludere questo primo intervento, del quale poi diremo in modo più specifico, l'idea della riforma è mantenere la rete ospedaliera lombarda, che è molto efficace, efficiente e ottimale per molti versi, però potenziare la rete territoriale, perché il cronico ha bisogno di essere curato sul territorio, riducendo il più possibile l'accesso all'ospedale, uno perché il sistema risparmia soldi, due perché migliora la qualità della vita dell'assistito. Rete territoriale cosa vuol dire? Vuol dire ambulatorio, vuol dire assistenza a casa, vuol dire servizi farmaceutici, vuol dire tutta una serie di presidi che sono fuori dalla struttura ospedaliera, sono vicini possibilmente al domicilio e garantiscono una migliore presa in carico del paziente. Quali saranno queste strutture lo vedremo nei prossimi appuntamenti. Alla prossima e grazie.